Insegnare è condividere e crescere, ricercare. Insegnare è continuare a studiare e a imparare. Mi piace insegnare perché è un lavoro che è sempre diverso, ogni giorno è un'occasione di inventare qualcosa, di spiegare le cose in modo diverso. Insegnare è impegnativo, ma dà grandi soddisfazioni. Insegnare è un bellissimo dono. Trasmettere bellezza attraverso le varie discipline. E i miei studenti mi hanno insegnato a guardare la scuola con occhi diversi, non quelli dell'insegnante, ma chi gli fa fatica ad imparare. I miei studenti mi hanno insegnato che uno capisce bene una cosa soltanto quando è in grado di spiegarla. Che non si finisce mai di imparare. I miei studenti mi hanno insegnato ad essere più ordinata, sia nel pensiero, perché nelle spiegazioni deve avere un po' di ordine del pensiero, ma anche alla lavagna. Scrivo meglio alla lavagna da quando mi hanno un po' aiutata a essere più ordinata. Gli studenti mi hanno insegnato ad essere paziente. I miei studenti mi hanno insegnato che imparo anch'io. Sospendere il giudizio e mettersi alla pari. E gli alunni dovrebbero poter fare più esperienze, imparare di più con le mani e meno coi libri. Si dovrebbe fare, a mio avviso, un po' di educazione all'utilizzo dei social e dei media, cosa che nella nostra scuola si fa solo per alcuni allievi che decidono di fare dei corsi in più. Si dovrebbero creare dei giochi di team building sia per i colleghi che per gli studenti. Creare degli spazi in cui ci si possa ritrovare per comunicare. A scuola si fa troppa burocrazia. Gli studenti sono il fulcro del nostro lavoro. Sono molto curiosi, ma allo stesso tempo sono tanto impazienti. Gli studenti sono delle simpatiche canaglie. Gli studenti sono estremamente spontanei. L'Italia è un paese che amo perché è piena di cultura. Faccio il lavoro che faccio perché mi piace vedere negli occhi del mio studente quella lucina che si accende quando hanno capito qualcosa che ho spiegato. La reciprocanza è una mano che dà e una che riceve. Il mutuo soccorso è una responsabilità. La solidarietà è dare senza per forza avere. Empatia.